qui il tecnico del Pescara, Luciano Zauri. Buonasera Luciano. Allora, buonasera. Tanta amarezza per questo pareggio maturato nel finale, due punti gettati alle ortiche, però sul piano del gioco noi abbiamo visto assieme al Crotone la miglior formazione quest'anno all'Adriatico, sei d'accordo? Sì, sì, un'ottima squadra, lo sapevamo, Venezia l'abbiamo visto più volte contro le cosiddette grandi del campionato, Empoli, Ascoli, che hanno subito per lunghi tratti questa squadra che gioca molto bene, ma siamo stati bravi ad andare in vantaggio di due gol. Purtroppo alla fine ci vede uscire dal campo con un pareggio, perché tutto sommato sia giusto. Dispiace, perché chiaramente andando in vantaggio di due gol, dispiace, però insomma accettiamo il verdetto del campo. Complimenti a Venezia, ma noi c'eravamo. Luciano, un passo indietro direi sul piano del gioco rispetto alla gara di Perugia, dove il Pescara aveva perso ma aveva condotto le danze per buona parte del match. Oggi è stato il Venezia a fare la partita. Il Venezia ha fatto la partita così come l'abbiamo fatta noi, ci siamo giocata quando abbiamo potuto, tant'è vero che siamo in vantaggio di due gol. Venezia ha fatto un'ottima partita, ma non è una novità, perché l'abbiamo comunque vista e studiata. Dispiace, perché comunque, ripeto, andando in vantaggio di due gol, è un peccato non aver portato a casa i tre punti. Sul gol del 2-1 del Venezia c'è stato questo errore di Castrati, apparso abbastanza evidente. Castrati, che non era stato immune da colpe anche nella gara di Perugia, senza voler gettare la croce addosso su questo ragazzo, però non possiamo non sottolineare alcuni errori dei singoli che stanno penalizzando la squadra. No, non scherziamo, si vince e si perde tutti assieme. Elia Castrati ha fatto delle ottime parate e ci ha portato a casa quando ha giocato anche delle vittorie, per cui tutti sbagliamo, io per primo, per cui non ho niente da recriminare. Sicuramente dobbiamo fare tutti di più. Fare tutti di più, parlando un attimo un po' di questa partita, un po' nel dettaglio, Luciano, abbiamo visto il Pescara tirare poche volte in porta, Lazzarini impegnato solo, se non erro, al 48esimo del secondo tempo, due gol arrivati nelle due occasioni vere create dal Pescara. Questa squadra, così come era accaduto a Perugia, fatica un po' a trovare gol in un certo modo, e soprattutto con quelli che sono gli attaccanti centrali, Borrelli prima e Bruno Ripoi. Ma anche oggi abbiamo fatto due gol con questi attaccanti, quindi non ho niente da recriminare ai miei. Ripeto, abbiamo tirato porta, abbiamo tirato poco, abbiamo fatto due gol. Settimana scorsa abbiamo tirato abbastanza, ne abbiamo fatto solo uno. Per produrre produciamo, chiaro c'è anche l'avversario che oggi era in palla. Ma ovviamente un passetto indietro dal punto di vista del gioco, ma insomma non tutte le partite sono uguali. Il Pescara è sempre il mio, sia quando fa bene che quando non fa bene. C'era stato molto possesso palla a Perugia, oggi invece il possesso palla è stato del Venezia. Come mai la squadra veneta non vi ha fatto giocare? Perché non sempre si fa quello che si prova e quello che si vuole. C'è anche l'avversario che oggi è stato bravo, ci ha messo in difficoltà quando ha potuto, ma noi, ripeto, siamo in vantaggio di due gol che insomma mi sarei tenuti stretti. Purtroppo alla fine il pareggio è arrivato, però il pareggio credo sia giusto.